Buongiorno ragazzi, con questo video YouTube che vi caricherò sul registro elettronico per la lezione di oggi, rivediamo le frazioni. Allora, come ognuno di voi sa, la frazione è composta dal numeratore e dal denominatore. Il denominatore ci dice quante volte verrà suddiviso l'intero e il numeratore quante parti vado poi a considerare. E sappiamo anche cosa vuol dire espandere una frazione e ridurre una frazione. Vi ricordo che quindi espandere una frazione vuol dire moltiplicare per una stessa quantità sia il numeratore che il denominatore. Quindi, per esempio, se io voglio espandere la frazione 2 terzi e la voglio moltiplicare, espandere per 2, devo moltiplicare per 2 mezzi. Okay? Quindi devo moltiplicare sia il numeratore per 2, che è quello azzurro, sia il denominatore per 2. Ok, quindi il 3 per di nuovo per il 2. A questo punto basterà fare la moltiplicazione tra il numeratore, questo fattore di espansione, quindi 2 per 2 è 4, e il denominatore per il fattore di espansione 3 per 2 è 6. Vedete che si va a creare. Si va a creare una frazione che è totalmente equivalente. Infatti, se le vado a rappresentare su un disegno, i due disegni saranno sovrapponibili. Ok? Quindi, sia che io divido l'intero in tre parti, ne prendo due, sia che lo divido in sei parti, ne prenda quattro, è la stessa cosa. Ed è giusto che sia così. Quindi, non sbagliatevi a moltiplicare solo, per esempio, il numeratore, perché ottenete una frazione che non è equivalente e non state espandendo una frazione. Ridurre la frazione vuol dire la stessa cosa, solo che espandere vuol dire creare una frazione più grande, ridurre una frazione più piccola. Quindi, questo l'abbiamo visto già l'anno scorso, possiamo dividere per una stessa quantità sia il numeratore che il denominatore e la frazione di nuovo che ottengo è equivalente. Quindi un po' sono i processi inverso una dell'altra. Sappiamo che poi il nostro libro fa questa scelta per cui scrive 3 un mezzo e sottintende qua in mezzo un più. Sapete che a me questa scrittura non fa impazzire perché sembra che ci sia un per, quindi abbiamo pazienza, abbiate pazienza e ricordatevi voi invece di segnarvi il più in mezzo. Questo l'abbiamo visto quando dovevamo trasformare una frazione impropria. Se vi ricordate, quindi col numeratore maggiore del denominatore, per cui la frazione totale maggiore di un intero, quindi è un intero più qualche cosa. E magari ci leggiamo un attimo questi esempi e poi ci facciamo qualche esercizio, giusto da rinfrescarci la memoria. Allora, abbiamo per esempio 7, no, trasforma il numero misto 3 più un mezzo in una frazione. Allora, 3 più un mezzo cosa vuol dire? Vuol dire che questo 3 è una frazione che ha il numeratore che è il triplo del denominatore. Ok? Quindi, per esempio, io posso scrivere, dato che dovrei ottenere poi una frazione unica, mi devo chiedere qual è quella frazione il cui denominatore è 2, per cui la posso poi sommare facilmente a un mezzo, e che numeratore ha il triplo di 2? 6 mezzi. Ok? Quindi ovviamente se io scrivo questo 3 qua come 3 mezzi, scusate, ho sbagliato, come 6 mezzi, stavo dicendo. Proviamo a farlo anche da qui. 6 mezzi. Siamo tornati a scrivere con questo fantastico programma. Quanto mi manca la LIM. 6 mezzi. Vedete, questo 3 l'ho riscritto sotto forma di frazione. Quindi invece che 3, 6 diviso 2. A questo punto è facile perché devo fare 6 mezzi più questo un mezzo. Ok, quindi ricordatevi che qua in mezzo c'è questo più, che però loro non scrivono. Più un mezzo. A questo punto è facile fare la somma perché io basta che riscriva una frazione che abbia come denominatore il 2 e come numeratore la somma di 6 più 1.
E qui avete poi il procedimento che fa il libro. Stessa cosa, se voglio invece fare diciamo la stessa cosa ma al contrario, quindi da 7 quarti creare da una frazione impropria a un numero misto, posso scomporlo. Quindi posso fare, per esempio, scomporre questo 7 in 4 più 3, e creando però delle frazioni sempre che abbiano come denominatore il 4, vedete? Quindi in pratica questo passaggio. 7 quarti lo riscrivo come 4 quarti più 3 quarti. A questo punto questo 4 quarti, 4 diviso 4 fa 1 e quindi posso scrivere 1 più 3 quarti. Ok? Per chi ha problemi a fare calcoli può utilizzare anche la calcolatrice, basta avere questo tasto, questa funzione. E vi dovrebbe, schiacciando 7 il tasto e 4, crearvi la frazione. Allora, dobbiamo essere poi anche abili quest'anno, dato che questo è solamente un ripasso, non è un argomento nuovo, collegare la frazione anche a, oltre al numero misto, anche i numeri decimali e alle percentuali. Questo perché nei problemi possiamo avere bisogno di trasformare questi numeri diciamo, in ciò, nella forma che più ci piace, no? Quindi facciamo una magia e creiamo dal numero decimale una frazione e utilizziamo, quindi sfruttiamo la matematica per risolvere, per esempio, un problema. Allora, il numero 0,6 lo posso trasformare facilmente in una frazione perché? Perché i 6 sono 6 decimi, ok? Vedete, questo 6 occupa la posizione dei decimi e quindi proprio scrivo la frazione 6 decimi, 6 diviso 10. 6 decimi, attenzione, si può ridurre la frazione, no? Qualcuno per i compiti delle vacanze estive ha lasciato la frazione 6 decimi, però è un errore, nel senso che sappiamo che ogni volta che abbiamo a che fare con una frazione è molto meglio averla già ridotta ai minimi termini. Ai minimi termini vuol dire che non la posso più ulteriormente dividere, quindi che numeratore e denominatore non hanno più divisori in comune. Il 6 e il 10 hanno invece come divisore comune il 2, quindi posso dividere 6 diviso 2, 3 e 10 diviso 2, 5 e ottengo 3 quinti, che è appunto la frazione ridotta ai minimi termini. L'esempio invece 2, cioè il B, ci dice che il numero 2,8 è formato ovviamente da 2 più 0,8, ok? Quindi è 2 unità e 8 decimi. A questo punto quindi è uguale a prima il ragionamento, no? Devo fare 2 più 8 decimi. Vedete che questa qua che cos'è? È il nostro numero misto che avevamo prima. Com'è questo valore qua? 3 o più un mezzo. Quindi basterà anche qui fare il passaggio di prima. Posso semplificare, quindi ottengo 2 più 4 quinti e vediamo nel caso in cui volessi trasformare questo numero misto ulteriormente, quindi questo 2 più 4 quinti lo volessi trasformare ulteriormente in una frazione impropria. Allora, devo ottenere una frazione che abbia come denominatore il 5 e come numeratore il doppio del denominatore, perché poi il risultato deve fare 2 e quindi 10 quinti. 10 quinti, infatti, è un modo per scrivere il 2 e il 4 quinti è la frazione che poi dovrò sommare. Quindi il risultato sarà 14 quinti. Ovviamente cosa succede se io con la calcolatrice faccio 14 diviso 5? Dovrei ottenere e ottengo di nuovo il mio numero 2,8, cioè torno di nuovo al mio numero decimale. Vediamo se io volessi adesso trasformare questo 2,8 in percentuale. Ok, eravamo all'esempio di prima, adesso mi ha tolto la mia nota, va bene, avevamo ottenuto questo 2,8 per ottenere la percentuale
Dobbiamo moltiplicare per 100. Nel caso del 2,8, un esempio un po' poco azzeccato, perché mi verrebbe un 280%. Quindi supera di gran lunga appunto il mio intero, la mia unità, infatti è 2,8. Proviamo a farlo meglio, a capirlo meglio con una percentuale invece più sensata. Allora, un percentuale è una frazione in centesimi. Quindi, infatti, se io dico 40%, vuol dire che su 100 ne ho presi 40. Quindi è 40 centesimi. E anche qui posso ovviamente dividere per il divisore comune. Posso dividere per 20, che è il divisore comune maggiore. Ottengo infatti la frazione 2 quinti. Se volessi tornare al numero decimale, posso fare 2 diviso 5 e dovrei ovviamente ottenere lo stesso che fare 40 diviso 100, ovvero 0,4. Ok, quindi 0,4 è il mio 40%, sono i miei 40 centesimi e sono i due mezzi, i 2 quinti. Espresso in frazione. Ecco qua è un esempio davvero molto importante. Ricordatevi che per confrontare due frazioni devono avere sempre o lo stesso numeratore o lo stesso denominatore. Se ci chiediamo infatti in quale delle due classi è maggiore la parte di studenti che torna a casa in autobus, devo calcolare il numero di persone che tornano a casa in autobus, quindi 7 su 15 sul totale per la classe terza D, e 9, quindi quelli che tornano in autobus, su 20 per la terza E. Queste due frazioni non le posso confrontare, mi raccomando. Cosa devo fare? Innanzitutto devo controllare che entrambe siano ridotte ai minimi termini, 7 quindicesimi la E, 9 ventesimi pure. A questo punto mi devo chiedere, hanno lo stesso numeratore? No. Hanno lo stesso denominatore? No. Devo ottenere quindi una delle due. Vedete, qui possiamo espandere le frazioni allo stesso denominatore. Lo stesso denominatore quindi è il minimo comune multiplo tra il 15 e il 20, cioè il multiplo più piccolo comune che hanno entrambe perché devo trovare lo stesso numeratore. Tra 15 e il 20 è 60, quindi dal 15 al 60 devo moltiplicare per 4 e allora dovrò moltiplicare per 4 anche il numeratore e viene 28 sessantesimi. Stessa cosa la faccio con i 9 ventesimi, devo moltiplicare da 20 a 60, devo moltiplicare per 3, allora 9 per 3 è 27. Vedete, se io prendo un intero, lo divido in 60 parti e nel primo caso ne prendo 28, nel primo caso ne prendo 28, nel secondo caso ne prendo 27, ovviamente sarà maggiore quella in cui ne prendo 28. Un secondo modo è quello di dividere il numeratore per il denominatore, ottenere il numero decimale e ottenere poi la percentuale. Il 47% è maggiore del 45%. Scegliete voi quale metodo migliore. Ok, vi lascio da fare qualche esercizio per casa, troverete tutto sul registro elettronico. Attenzione bene, non vi lascerò da fare compiti perché questa è una parte di ripasso. Troverete domani mattina alla seconda ora, noi abbiamo un'altra ora di matematica. Non ci vediamo di nuovo con il registro online, quindi non facciamo la lezione sincrona nel suo tempo perché ci sentiamo poco, ci sono problemi di linea. Preferisco caricarvi dei video. E domani avrete l'indicazione, quindi dalle 9 alle 10 dovrete guardare il video e fare gli esercizi durante quella lezione. Quindi non sono compiti, ma sono video lezioni, video lezioni e esercizi da fare durante l'ora. Poi lunedì torneremo in classe molto probabilmente e correggeremo i compiti e ci confronteremo sui vostri dubbi. Buono studio, ciao ragazzi!